Salve a tutti ragazzi e bentornati, dopo un po' di tempo, devo essere sincero, sul mio canale. Dopo il video di Lucignolo mi avete chiesto in molti un video su come lanciare i coltelli appunto da lancio. Partendo dal presupposto che i coltelli che avete visto nel video non potrò utilizzarli oggi perché hanno fatto una brutta fine, poi vedrò se svelarvi più o meno che fine abbiano fatto. Quest'oggi utilizzerò dei coltelli diversi, anzi ho pensato proprio a voi perché ho preso un set di coltelli adatto per cominciare. Questo qui è un set di 12 coltelli di cui ne ho già perso uno. Potete trovarli tranquillamente su maxblade.it, all'epoca li pagai 30€, adesso costano all'incirca 40, sono saliti un po' i prezzi, e su quel sito potete trovare tanti altri tipi di coltelli da lancio acquistabili in Italia. Premessa, sebbene i coltelli da lancio siano a libera vendita, sono comunque a tutti gli effetti delle armi, quindi maneggiateli con estrema attenzione e rispetto. Occhio a non farvi male e mettetevi in un'area in sicurezza come sto io, vedete, recintata, chiusa e all'aperto. Cominciamo con questo tutorial. I coltelli che andremo ad utilizzare oggi sono di questo tipo. Eccoli. Ovviamente sono un pezzo unico, sono 7,5 cm di lama e 7,5 cm di manico, perfettamente bilanciati. E infatti la cosa base per i coltelli da lancio è che ogni coltello si può lanciare, basta che sia bilanciato. Se sono un pezzo unico come questi è ancora meglio, poi si trovano quelli lì bilanciati con le corde, con altri elementi, comunque per ora non ci interessa. In questo video dovremo vedere essenzialmente come tirare i coltelli. Questi qui piccolini si possono utilizzare su distanze ridotte, quindi quest'oggi vedremo soltanto la postura e le metodologie. Allora, partendo dal presupposto che un coltello non basta lanciarlo e basta, ma bisogna fare un discorso sulle distanze e sulla posizione per tirare. Allora, partiamo per gradi. La distanza più vicina a cui si può tirare un coltello, in media, è più o meno mezzo metro e questo andrà lanciato dalla lama in questa maniera. Così. Questo perché? Perché una volta che staccheremo la mano dal coltello, questo comincerà a ruotare. E stando più o meno a mezzo metro, comunque pochi centimetri, tutto quel che farà il coltello è compiere mezzo giro e conficcarsi nel legno. Quindi man mano che ci andremo ad allontanare dovremo trovare delle distanze standard da cui lanciare, per cui allo step successivo, vale a dire circa un metro e mezzo, due metri, dovremo lanciare il coltello prendendolo per la lama, in questo modo, in maniera tale che il coltello compia una mezza rotazione e arrivi dritto a bersaglio, in questa maniera. Vediamo più nel pratico come fare. Cominciamo subito a vedere la postura dalla distanza più breve a cui possiamo tirare, come vi ho detto prima, dal manico. Ci troviamo più o meno a poco meno di un metro dal nostro bersaglio e il tiro più semplice che possiamo fare è questo. Allora, partiamo subito dalla posizione. Il coltello va impugnato essenzialmente, parlo di questi che sono piccolini, con indice medio e pollice, in questo modo. Molto semplice, molto fluido, non siate rigidi. Per tirarli invece dovremo prima di tutto puntare il bersaglio, prima di tutto guardare dove dobbiamo tirare, poi portarlo fin dietro l'orecchio, dietro la spalla, dando una bella spinta. Poi, quando dovremo spingerlo in avanti, dovremo fare questo movimento, non quello lì come se lanciassimo, mi è caduto un coltello, una pallina, vale a dire dando uno strattone così verso il basso, o come si vede nei film e nei cartoni animati, ma semplicemente dovremo bloccarci nel momento in cui stacchiamo il coltello. Nel momento in cui lo lanciamo dobbiamo dare un leggero colpo di frusta in avanti per dare quel minimo di rotazione che serve al coltello per andare avanti e andare dritti a bersaglio, in questo modo. Perfetto. Vi spiego a questo punto un'altra cosa. L'inclinazione del coltello. Se il coltello arriva a bersaglio troppo in su, vale a dire che ci troviamo troppo lontani per poterlo conficcare. Questo perché? Perché la posizione ideale sarebbe stata questa, quella di arrivo. Se lo troviamo in questa maniera, cosa vuol dire? Che essendo troppo lontani, il coltello ha continuato a roteare ed è arrivato quando stava per arrivare quasi di piatto, però si è conficcato.
Caso contrario, cioè quindi per correggere questo tiro cosa dovremmo fare? Dovremmo avvicinarci ulteriormente di un pochino. Caso contrario, se il coltello fosse stato così, fosse arrivato in questa maniera, dovevamo allontanarci in maniera tale da consentire al coltello di compiere una maggiore rotazione. Detto questo, riproviamo a un paio di centimetri più vicino, o comunque cercando di avvicinarsi maggiormente quando ci avviciniamo al bersaglio. Infatti questa volta il coltello è andato come doveva andare. Riproviamo. Perfetto. Questa comunque è una distanza ridicola. Proviamo allo step successivo, cioè i lanci, quelli che si cominciano a fare di base, che sono più o meno a un paio di metri o poco più da questa distanza. Questa, come vi ho già detto, va fatta sempre nella stessa maniera, vale a dire prendere il coltello, portarselo dietro e tirarlo così in avanti dando un leggero slancio e un colpo di frusta alla fine, però questa volta prendendolo dalla lama. Come potete vedere, tutti i coltelli sono entrati in sagoma, ma a dire il vero, se avessi dovuto compiere un lavoro migliore, perché come vedete quasi tutti sono inclinati verso il basso, avrei dovuto stare leggermente più distante, quindi per la correzione del tiro in questo caso mi dovevo spostare un po' indietro. Proviamo a tirare un po' più distanti e vi ricordo, come abbiamo fatto per il tiro più vicino e questo qui intermedio, che stavolta la postura non sarà più compresa dalla lama in questa maniera, ma tornerà ad essere col manico, perché il coltello dovrà fare praticamente un giro e mezzo completo. Quindi la distanza più o meno ideale che ho calcolato per questo tipo di lancio è da qui. Non me ne è entrato qualcuno, primo perché non sono tanto abile con questi coltelli piccoli e poi perché questi sono fatti per distanze più corte. Bene ragazzi, questo era il primo video su come lanciare i coltelli da lancio. Ricordate sempre la calibrazione, come potete vedere. Qui sarei dovuto andare leggermente più dietro come tiri, però quasi tutti i coltelli sono entrati. Vi darò appuntamento ai prossimi video, quando ricomincerò a fare tutorial su coltelli a farfalla, quelli più avanzati, e quelli da lancio con coltelli più grandi, quelli medi e grossi, per lanci da 5 metri in poi fino a 10 circa. Bene, con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.